Abbiamo assistito al dibattito sul MES. L'onorevole Meloni, come spesso le capita, è uscita al naturale, ha perso un po' le staffe, si è messa a fare le polemiche. La tesi dell'onorevole Meloni è questa: noi, unico paese d'Europa, non approviamo il MES. Il MES è una riserva di alcune centinaia di miliardi di euro che possono essere utilizzati in caso di crisi o finanziaria di uno Stato o di crisi del sistema bancario. La furbata del nostro Presidente del Consiglio è questa: noi non approviamo il MES, unico paese d'Europa, perché in questo modo possiamo tenere per la gola tutti quanti quando si apre la trattativa sul patto di stabilità, sulle cose che riguardano i migranti e così via. Ora, siccome alla fine dell'anno il MES lo approveranno comunque, la sensazione che si ha è che anziché tenere per la gola tutti gli altri paesi d'Europa, ci stiamo facendo tutti nemici, perché alla fine perderanno a tal punto la pazienza che se potevamo strappare un minimo risultato quando si discuterà del patto di stabilità, perderemo anche quel minimo risultato. Ma davvero si pensa che noi teniamo per la gola la Germania, la Francia, la Banca Centrale Europea, facendoli artigliare, come dire, dal ministro Pochetto Fratin, ti teniamo per la gola. C'è molta confusione sotto il cielo, da San Pietroburgo a Montecitorio, a Bruxelles, a Campobasso. Guardiamo avanti, in questi casi non vale la pena di darsi pensieri. Bisogna solo aspettare che il destino si compia.